Benvenuti alla prima puntata della quarta stagione di Scrusciu, Disturba il silenzio. Attraverso questa rubrica della Blogos Web Radio abbiamo sempre dato voce alla lotta alle mafie, grazie ai protagonisti di questa battaglia. Anche in questa edizione avremo numerosi ospiti che si sono impegnati in questi anni per fronteggiare questo pericoloso fenomeno che sta dilagando anche nel nord Italia. In questa puntata parleremo della lotta alla 'ndrangheta. La paura di ritorsioni fa sì che molte persone accettino passivamente ingiustizie e torti, ma sempre più sono coloro che, pur avendo subito minacce e attentati, hanno cercato di combattere la criminalità organizzata. Lo hanno fatto denunciando i propri aguzzini, nel tentativo di aprire uno spiraglio verso la legalità nella loro terra, la Calabria. Alcune di queste persone, infatti, continuano a vivere nei propri territori di origine, restando dei punti di riferimento della società civile. Sono imprenditori, giornalisti, commercianti, semplici cittadini che nella loro quotidianità hanno preferito resistere mettendo a repentaglio la loro vita e le loro professioni. Il nostro ospite di oggi è Giuseppe Trimarchi, nato a Polistena nel 1982. È stato corrispondente per Calabria Ora e ha collaborato con il Quotidiano della Calabria. Come scrittore ed attivista antimafia calabrese, ci racconta alcune di queste vicende nel suo ultimo libro, Calabria Ribelle. Una di queste ha come protagonista il ricercatore universitario Michele Lucisano. Michele Lucisano è un imprenditore di Cittanova che ha sempre lavorato per migliorare la sua azienda olearia, facendo anche ricerca industriale. Non è una cosa semplice da fare in Calabria. E lui, proprio per portare avanti un progetto di ricerca con l'Università di Salerno, si è trovato in una condizione momentanea di bisogno economico. Un suo amico, tra virgolette, si è proposto di aiutarlo in quel momento e da lì il passaggio nel vortice dell'usura è stato immediato. Michele, ovviamente, dopo i danneggiamenti, le minacce, i furti nella sua azienda, ha denunciato. Grazie alle sue denunce i suoi strozzini sono stati arrestati e condannati con pene che vanno dai 3 a 8 anni di reclusione, però la cosa che più pesa a Michele è la solitudine che è costretto a subire ogni giorno. La sua azienda, diciamo così, è stata abbandonata da quasi tutti i suoi clienti, è stato cacciato dal consiglio, dalla sua banca. Tante volte anche fare le semplici cose diventa più complicato perché viene etichettato come un po' l'infame, il venduto. Analoga all'esperienza di Lucisano è quella dell'imprenditore Gaetano Saffioti. Ancora oggi, nonostante comunque ci siano segnali di ribellione rispetto a pochi anni fa, ci sono persone che vivono una condizione di assoluta solitudine e di isolamento soprattutto. Penso anche a Saffioti, forse qualcuno di voi ha avuto modo di conoscerlo. Saffioti è un imprenditore di palmi che con le sue denunce ha fatto arrestare 50 boss. Eppure da quel giorno non riesce più a fare un lavoro in Calabria, non solo in Calabria ma in tutta Italia. Per lavorare è costretto ad andare all'estero, adesso sta lavorando a Dubai per esempio, nonostante comunque continui a risiedere, a vivere qua. Resta il fatto che per i giovani non è semplice trasformare queste esperienze in strumenti utili per migliorare il sistema in Calabria. Devo dire che da ragazzo, perché tale sono, è che si affaccia al mondo del lavoro, che cerca lavoro, come tanti altri miei amici che finiscono l'università, fanno 1000 lavori sottopagati quando va bene, non pagati quando va male, non è molto semplice applicare questo concetto, soprattutto in questo periodo di crisi economica che se altrove si sente in maniera molto forte, in Calabria è assolutamente devastante. Non è facile, se magari uno ha alle spalle una famiglia che gli possa consentire in qualche modo di avere un paracadute durante la lunga ricerca del lavoro, forse sì, però se manca il lavoro manca la dignità e manca tutto il resto. Da questo punto di vista molti di loro non smettono di ringraziare l'attività di Libera, che appunto ha costituito intorno a loro una sorta di grande famiglia, rappresenta una stampella fondamentale, è stato lo strumento che è riuscito a catalizzare e a trasformare il dolore in impegno. Le vicende di Michele Lucisano e di Gaetano Saffioti
come quella di Stefania Grasso, figlia di Vincenzo, imprenditore assassinato a Locri, e di Don Pino De Masi, parroco di Polistena, possono rappresentare una piccola vittoria contro le mafie, dando vita ad una rete di solidarietà. Il motto di Don Pino De Masi è restare per cambiare e cambiare per restare. E Don Pino De Masi, Gaetano Saffioti, Michele Lucisano, Stefania Grasso sono degli esempi, non delle parole, ma degli esempi concreti che vanno in questa direzione. Per questa puntata è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire le prossime puntate sempre dal sito del Blogos www.ilblogos.it oppure attraverso il nostro podcast. Ringraziamo anche il nostro collaboratore Giulio Ferrante, che ha curato l'intervista. Un saluto da Lela Grazzi e da Lucio Cipollari.